sfida ad alta quota a casa Canditella, con due squadre interessate ad obiettivi ambiziosi per quel che riguarda il girone chietino di terza categoria. Si tratta dei padroni di casa del San Martino e della capolista ripateatina. I giallorossi marruccini, notoriamente sprovvisti del proprio impianto di gioco e costretti a disputare le proprie gare casalinghe nella struttura sportiva ubicata nel comune limitrofo, sono rinati in questa stagione dopo l'addio della precedente società che ha ceduto il titolo sportivo al Tollo 2008 e vogliono riportare il piccolo centro in seconda categoria. Le premesse sono buone per la compagine del presidente Di Federico, attualmente aggrappata alla zona playoff alle spalle dell'avversaria odierna e preceduta anche da Villa Santa Maria e Canosa Sannita. La capolista non vuole ovviamente stendere un tappeto rosso ai padroni di casa, ma vuole anzi superare l'ostacolo e proseguire nella corsa solitaria che conduce i ripesi del presidente Petrucci al prossimo campionato di seconda categoria. L'avvio della capolista è abbastanza eloquente, con Turilli messo a dura prova da una serie di offensive della truppa rossoverde, inizialmente insidiosa su palla inattiva, con il portiere di casa che blocca abbastanza agevolmente la conclusione dalla distanza di Santoni, e si ripete poco dopo con un maggior grado di difficoltà, alzando sul fondo la temibile stoccata dal limite dello stesso 4 avversario. Sugli sviluppi del conseguente tiro dalla bandierina, Turilli regala un brivido inaspettato, mancando la presa, ma per sua fortuna la sfera si spegne a fondo campo senza nessun intervento delle bocche da fuoco ripesi. I ragazzi di Del Coco tornano a graffiare su palla inattiva con il solito Santoni che impegna severamente il portiere di casa. L'iniziale predominio ripese si conclude temporaneamente con l'offensiva di Pantalone che al 12° calcia dal limite a botta sicura, ma Turilli è decisivo per sventare l'insidia in collaborazione con la sua trasversale. I padroni di casa riescono a scuotersi e cercano di reagire, ma Davide Di Federico arriva in ritardo infinitesimale e non riesce a calciare in porta a ridosso del secondo palo. Nuovo piazzato e stavolta è appannaggio della truppa giallorossa con il tentativo dalla distanza di Capitan Colagreco che spedisce la sfera tra i guantoni dell'appostato Cicchini. La frazione va in archivio sul nulla di fatto, nonostante il ritorno all'offensiva della Battistrada, che al 41° si rende insidiosa con un velenoso piazzato da posizione defilata che rischia di creare scompiglio dalle parti di Turilli. Il secondo atto sarà indubbiamente più sterile in quanto ad occasioni da rete, ma le poche annotazioni sul nostro taccuino saranno determinanti per confezionare il risultato finale. La prima emozione della ripresa arriva soltanto al 17°, ma si tratta del vantaggio della squadra di casa che rompe gli equilibri grazie ad Alessandro Colagreco, abile a trovare il pertugio in mischia con un diagonale dal vertice d'area piccola, forse deviato dalla retroguardia ospite, che sorprende Cicchini sul primo palo. L'euforia della squadra di casa dura lo spazio di un battito di ciglia, visto che un minuto dopo i ripesi hanno la possibilità di riagguantare il risultato grazie ad un penalty accordato dal signor Di Tullio Di Lanciano, che ritiene falloso l'intervento di offensivo di Bonavitacola su Luciani. A nulla valgono le proteste della squadra di casa con il tiro dal dischetto affidato all'infallibile Stefano Tacconelli che porta i suoi sul risultato di parità. La gara avrà poco altro da raccontare se non il tentativo ripese fallito dallo stesso 10 ospite, protagonista di un gran siluro dalla distanza che a ridosso della mezz'ora spedisce di poco a fil di palo e certifica di fatto la fine della contesa. Giovanni Di Federico è il presidente del San Martino sulla Marocina. Un buon pareggio quello di oggi contro la prima della classe. Sì, sicuramente un buon risultato, anche se noi abbiamo qualcosa da recriminare perché secondo noi non c'era assolutamente il rigore, però questo è il verdetto del campo e quindi noi dobbiamo accettare quello che il campo voglio dire ci dà come risultato finale. In ogni caso io devo ringraziare tutti i ragazzi, il mister, per l'impegno che hanno profuso in questa gara sicuramente esaltante e nella quale noi sicuramente volevamo vincere e accorciare ulteriormente la classifica. Questo non è stato possibile, però prendiamo questo pareggio e continuiamo così la nostra rincorsa ad una classifica e a delle posizioni sicuramente che ci competono. Sì, una vittoria serviva anche per rafforzare i playoff.
Sicuramente, perché era un modo per distanziare ulteriormente le squadre che ci stanno dietro e poi per avvicinarci ulteriormente alla seconda e alla terza in classifica. In ogni caso, voglio dire, questo è quello che è successo e quindi noi prendiamo per buono questo pareggio e continuiamo la nostra scia positiva, perché ormai sono 8 partite consecutive con 7 vittorie ed un pareggio quello odierno. Sì, allora è una marcia inarrestabile quella del San Martino, e dove non vi dovete fermare oggi? Ma sicuramente noi fino all'ultima giornata combatteremo per continuare ad avere risultati positivi e fare in modo di arrivare poi ai playoff e giocarci tutto nei playoff. Giovanni Colagrego è il tecnico del San Martino sulla Marucina. È un buon pareggio con un pizzico di rammarico, forse per il rigore, un po' dubbio. Il rigore effettivamente era un po' dubbio e pare che a detta anche dei giocatori avversari probabilmente non c'era, però insomma sono partite che vengono decise dai pochi episodi che si creano durante i 90 minuti. Alla fin fine devo dire che il pareggio è più che giusto, ecco, se avessi dovuto firmare prima della partita dico che avrei firmato per il pareggio. A posteriori il rammarico del rigore mi rimane, però va accettato il risultato per quello che è. Sì, di fatto avevate dinanzi la prima della classifica, anche se voi, se non sbaglio, come mi ha detto il presidente, venite da 7 vittorie e quella di oggi un pareggio. Veniamo da 6 vittorie consecutive, ci siamo ripresi dopo un periodo nero e quindi aver pareggiato anche con la prima in classifica è comunque un risultato che dà lustro al cammino che stiamo facendo e diciamo di buon auspicio anche per il futuro. Noi non ci nascondiamo, puntiamo a fare un buon playoff, prima di tutto dobbiamo raggiungerli con pieno merito e cercando di giocare il meglio possibile, e poi quelle sono partite secche dove ci vuole molto cuore, molta grinta. Io spero soltanto di arrivare a giocarmela. Poi complimenti alla Riva, perché il campionato lo domina ormai dall'inizio e penso che vada a vincerlo in maniera indiscussa. Sì, anche che secondo me, anche se fosse stato un aiuto, non avrebbero bisogno, perché la supremazia si vede. Sì, giocano molto bene, palla a terra, noi lo sapevamo, insomma abbiamo preparato una partita, avevamo visto delle ripartenze venerdì, perché le squadre forti le puoi affrontare e battere soltanto così, chiudendoti per poi ripartire. Certo, rimane quell'episodio perché alla fine il risultato, il loro gol è venuto da un calcio di rigore che probabilmente non c'era, però si accetta, è giusto così, il portiere nostro aveva fatto 2 miracoli all'inizio. Fondamentalmente è giusto. Marco Del Coco è allenatore del Ripa Teatina. Anche oggi avete affrontato una squadra che veniva da una serie positiva. Sì, entrambe venivamo da 6 vittorie consecutive, quindi noi speravamo in cuor nostro di interrompere la loro serie. Purtroppo si sono interrotte entrambe, però volevo fare comunque complimenti alla squadra avversaria, perché è un'ottima squadra. A mio avviso merita di stare più su di quello della posizione in cui si trova adesso, composta da ottimi giocatori, alcuni mi piacciono, sono appunto, ho fatto a loro anche i complimenti a fine partita. Una buona squadra, un buon, diciamo, risultato tutto sommato anche giusto, forse meritavamo qualcosa in più noi, soprattutto alla luce del nostro primo tempo che è stato davvero ottimo, e c'è da fare i complimenti al portiere avversario che soprattutto in primo tempo ha fatto delle parate eccezionali, le due su Santoni, soprattutto quella sulla punizione e la parata nella quale è uscito, c'è stata la traversa, è stata davvero un'ottima parata che ha salvato il risultato. Magari andare in vantaggio in quel momento poteva far presagire a un tipo di partita differente, e quindi tutto sommato il punto ci sta e ce lo prendiamo e andiamo avanti. Io da neutrale dico che la partita è stata molto equilibrata e la posta in palio ve la siete divisi equo, anche se loro il San Martino recriminano un po' sul rigore. Ma il rigore, io sinceramente non mi piace nemmeno commentare le decisioni arbitrali, però cioè il mio giocatore a 1 metro dalla porta con palla libera non credo che poteva avere un vantaggio a buttarsi per terra, magari avrebbe realizzato la rete.
E comunque, se vogliamo essere pignoli a questo punto, nel primo tempo c'è stata una punizione al limite dell'area che sembrava dentro comunque, quindi diciamo un episodio a favore, uno contro, ma nulla da recriminare sull'arbitraggio, insomma. Io non sono solito parlare di questo. Ripeto che la partita è stata combattuta, tirata, poteva essere benissimo un match tra prima e seconda. Questo penso che sia un campo difficile dove poche squadre sono venute a fare risultato, quindi ripeto, andiamo avanti e faccio i complimenti di nuovo alla squadra avversaria e anche i complimenti alla mia squadra, perché andare sotto su questo campo è difficile e non so se ci sono state tante squadre che sono riuscite a pareggiare, quindi va bene così.